pioggia intensa di sabato scorso, 19 ottobre, ha mandato in tilt nuovamente la città di Fano, tanto che il sindaco aveva invitato i cittadini a recarsi ai piani superiori nelle zone più a rischio. Chiedo di tenere sotto controllo la propria abitazione, chi naturalmente non si sente al sicuro di salire ai piani alti. Di nuovo sott'acqua le frazioni di Torrette, Ponte Sasso e Ponte Metauro con l'esondazione del Rio Crinaccio, Marsigliano e il Fosso delle Caminate. La situazione si ripete volta per volta sempre allo stesso modo, sempre allo stesso modo. Qui è un continuo. Ogni volta che piove questo è il risultato. A Ponte Sasso Sud. La pioggia annunciata dall'allerta gialla della Protezione Civile ha di nuovo invaso d'acqua le principali arterie della città, come la statale Adriatica a sud di Fano, viale Piceno e viale Pisacane, alcune chiuse al traffico anche per diverse ore. E siamo alle solite, via Pisacane allagata. E adesso l'abbiamo peggiorata ancora. Pure nella zona nord sono stati riscontrati problemi, in particolare a Gimarra, mentre il torrente Arzilla è stato tenuto sotto sorveglianza. Anche il tratto sulla 14 tra Senigallia e Fano è stato invaso da una grande quantità di acqua e fango che ha costretto il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia autostradale a chiudere alle auto e ai mezzi pesanti la corsia verso nord e verso sud, riaperte poi nel primo pomeriggio. Allagati pure i sottopassi, quello appena riqualificato di Ponte Sasso, quello di Rosciano, che ha registrato per la prima volta una piena totale, al Vallato, al Lido e quello a Bellocchi, zona centro commerciale. Numerose le chiamate alla polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile e diverse le case allagate nei vari quartieri cittadini, tra queste Ponte Sasso, dove una famiglia e una coppia di anziani sono state evacuate. Pure Tombaccia non si è salvata, dove in strada di mezzo la grande quantità d'acqua ha allagato campi, carreggiata, giardini e abitazioni.